Ok, il momento che stavamo aspettando è finalmente arrivato. Si può accedere a ChatGPT e utilizzare l'integrazione del web e i plugin. Guardate questo video perché trasformerà la vostra esperienza di ChatGPT da 1 a 100. Ragazzi, questo è veramente fenomenale. Prima di guardare il video, se sei interessato ai temi del Web3, dell'intelligenza artificiale, segui il canale e accendi la campanellina. Adesso andiamo dritti al video. Ok ragazzi, qui stiamo passando al prossimo livello, stiamo parlando di qualcosa che proprio è in un altro universo perché GPT, il modello GPT, quindi ChatGPT, ha rilasciato i plugin ragazzi e la funzionalità di esplorare il web e quindi stiamo passando effettivamente a un 100 se non 1000 per. Che cosa intendo per 100 1000 per? Intendo che ora abbiamo un'efficacia dello strumento molto ma molto superiore. Allora in primis vediamo questo cambiamento del design, come fare ad attivare se non vedete qua le opzioni, come fare attivarle, basta andare su questi tre puntini in basso a sinistra, andare su settings e poi andare su beta features e qua dobbiamo fare l'enable di questi due toggle web browsing and plugins. In questo video vi faccio vedere, guardatelo fino alla fine, tutte le potenzialità del web browsing, poi fatemi sapere se volete anche dei video sui plugin, ve ne faccio un video per ogni plugin ed è fenomenale. Ok, andiamo a vedere le potenzialità di questa features. Allora, in primis dobbiamo andare su GPT-4. Ricordo che queste funzionalità sono disponibili alle persone che hanno il Plus. Ok, andiamo a cliccare sopra Browsing. Ok, quindi adesso siamo GPT-4 Browsing e vediamo che qua la spunta, la checkbox ci conferma che questo è il caso. Andiamo a prendere un esempio molto semplice. Allora, io ho un manuale di prompt molto interessante dove raccolgo 165 più prompt per startup, marketers, e quel manuale adesso con questa funzionalità è diventato veramente ancora più efficace perché ci sono dei prompt, per esempio, dove andiamo a fare l'analisi SEO. Ora a questo punto possiamo andare in pancia l'URL. Ok, quindi se andiamo sul mio sito, ad esempio, siblocchetti.it, che non ottimizzo da un punto di vista SEO, c'ha veramente tantissime falle perché non ho tempo, ragazzi. E adesso è la volta buona con ChatGPT di ottimizzarlo. Quindi posso dire analizza il sito, due punti, e metto il mio sito. Ok, fammi un'analisi SEO e dammi una lista di migliorie che posso applicare. Punto. Invio. E voilà ragazzi, qua abbiamo una nuova finestrina di colore verde. Cosa sta facendo? Sta cliccando nei link, pensando. Vi ricorda qualcosa? Un video passato con un tool che ho analizzato e ha suscitato molto scalpore. Fatemi sapere per i più attenti, più fedeli al canale, commentate sotto che magari vi regalo anche il manuale. A1 estratto a caso e scritto anche al mio server, al mio canale di Telegram, scusate. Sta pensando, fondamentalmente sta prendendo le informazioni pensando e dandomi dei consigli. Adesso aspettiamo un attimo che finisca, sta leggendo tutto il contenuto magari, sta pensando di nuovo, quindi sta facendo delle azioni in modo autonomo, ok? Quindi aspettiamo, stiamo aspettando dei secondi, non taglio il video così vi faccio vedere anche quanto è veloce nel fornirci queste informazioni. E nel mentre appunto cliccando in questa finestra possiamo vedere se sta bighellonando oppure davvero lavorando per noi e pensando, forse pensa un po' troppo qua, però alla fine ci sta. Addirittura guardate, sta utilizzando un tool esterno per vedere il ranking del mio sito a livello SEO, pazzesco. E poi se clicchiamo possiamo effettivamente vedere quello che sta facendo, quindi andiamo qua e vediamo effettivamente che ha messo il mio sito qua per vedere effettivamente dei dati SEO. Ed è pazzesco. Qua ha fallito nel leggere appunto dei contenuti, alcune volte fallisce. Vabbè, pace all'anima. Going back to last page. Ok, clicca a destra e a sinistra. Wow, quante cose sta facendo ragazzi, tutto automaticamente, automaticamente. Poi magari faccio un check con un mio amico molto esperto di SEO e vediamo se effettivamente sono dei consigli giusti o no. E sta lavorando parecchio, come vediamo. Sta cliccando qua, mi scuso per il dato, ho avuto qualche difficoltà con l'accesso agli strumenti di analisi SEO esterni. Tuttavia, ho esaminato il sito web e ho notato alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati per la SEO. Questi suggerimenti sono basati su best practice generali di SEO, ma per un'analisi più completa ti consiglio di utilizzare uno strumento di analisi SEO come Ahrefs, Semrush e Moz, che in realtà, ragazzi, sono diciamo, i tool migliori lato SEO. Allora, migliora la meta descrizione. La meta descrizione della home page non sembra essere ottimizzata per la SEO. La meta descrizione è un breve riassunto del contenuto della pagina che appare nei risultati di ricerca. Dovrebbero essere convincenti e include parole chiave.
migliora l'ottimizzazione delle parole chiave. Non ho potuto analizzare completamente la densità delle parole chiave sul tuo sito, ma questo è un aspetto importante considerare. Ok, mi dice che ha fatto un'analisi, ma non proprio accurata. Poi, migliora le ottimizzazioni delle immagini. Ok, dovrebbe avere attributi alt descrittivi e pertinenti. Questo aiuta. Immagino che non le ho questi alt. Migliora la struttura dei link interni. Ok, i link interni aiutano i motori di ricerca. Insomma, ragazzi, c'ho da migliorare tantissime cose. Vediamo, vediamo. Assicurarti di avere un buon numero di link interni pertinenti nelle tue pagine. Ci dice anche il perché dobbiamo fare queste cose. Ottimizza per la mobile friendly. Se non potete verificare la mobile friendly sul tuo sito, ma questo è un fattore critico. Ok, ci dice proprio quello che ha analizzato e quello che non ha utilizzato. Allora andiamo avanti, aspettiamo velocità del sito. Ok, caspita, quante cose non hai potuto verificare, però vabbè ragazzi, siamo ancora in beta. Forse mandando di nuovo questo prompt riuscirà. Alcune volte fallisce, alcune volte ho notato che se faccio rigenerare prompt in realtà riesce a prendere queste cose, però capiamo subito ad esempio che è un tool fantastico. Quindi io posso sempre dire, no, andiamo sul mio canale YouTube Silvio Lucchetti YouTube. Allora andiamo, eccolo qua, faccio il copio il mio link, andiamo qua e posso dire analizza questo canale YouTube. Quali sono dei futuri video che potrebbe fare? Facciamo, chiediamo a ChatGPT fondamentalmente il mio calendario editoriale, quali sono dei contenuti che potrei fare, che potrebbero essere interessanti, che poi il prompt, questo qui è veramente base, potrebbe essere più elaborato, però adesso ragazzi, ai fini di farvi in qualche modo vedere come funziona, vado veramente molto snello. Search, se vi lucchetti YouTube Channel Content, Thinking, quindi sta analizzando tutto il mio canale, ok, quindi se andiamo su se vi lucchetti YouTube va a vedere effettivamente questa parte che è la parte video. Eccola qua, in questa parte sta analizzando tutti i video e sta dicendo, in base a questi video cosa può fare e cosa non può fare. Vediamo, vediamo. Eccola qui, based on the available information, ok, understand web beginners guide understanding AI in everyday life. Perfetto, ha capito i primi contenuti che erano sul web 3, ok, a beginner guide to understand what's web 3, ok, lo sta facendo tutto in inglese, però posso dire poi di tradurlo in italiano. Technical tutorials, how to guides on tutorials on AI or Web3 related technologies, ethics of AI and Web3, cioè l'etica, AI and Web3 news and trends, cosa che sto facendo, deep dives into AI and Web3 concepts, bellissimo. Dico, cerca le ultime notizie nell'ambito dell'intelligenza artificiale e suggeriscimi un video da fare creando lo script. Vediamo, vediamo se riesce in questo. Ok, sembra che stia effettivamente lavorando per me. Ragazzi, capite che questo qui è il lavoro di una persona che paghiamo per fare la ricerca, ok? Ho trovato alcune informazioni. Titolo del video: l'intelligenza artificiale in medicina, sfide e opportunità. Script del video. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo di un argomento molto attuale e di grande interesse. Intelligenza artificiale. Ragazzi, sta scrivendo tutto lo script del video. Questo è un qualcosa di game changing nel mondo della content creation e della ricerca. Allora andiamo a fare un ultimo esempio, GPT-4, sempre beta browsing. Analizza, anzi, fammi un riassunto di questo articolo e metto il link di un articolo, ok, che ho trovato grazie al prompt precedente. E ragazzi, abbiamo i riassunti in istantanei di articoli che possiamo trovare. Click failed, ok, mi dispiace, ma non posso accedere a questo sito perché il video mi impedisce l'accesso ai robot come me. Ecco, alcune volte, ragazzi, abbiamo delle problematiche di questo genere. Andiamo a prendere un altro articolo che potrebbe essere il mio articolo su Google Input Output 2023, tutte le novità in ambito di intelligenza artificiale. Ok, andiamo su ChatGPT e dici fammi un riassunto di questo articolo, due punti. E voilà. Browsing the web, vediamo se il mio sito permette ai robot di cliccarci. Non lo so neanche io, ragazzi. Clicking on a link, vediamo subito. Thinking, sì, immagino che effettivamente il mio sito
Non è razzista contro i robot, accettiamo robot, ragazzi. Questa è la nuova gender equality. Scherzi a parte, vediamo quanto ci impiega per capire effettivamente il contenuto dell'articolo e creare un riassunto che mi immagino possa essere convincente. Durante la conferenza, Google ha presentato diverse novità nel campo AI, dimostrando il suo impegno nello sviluppo dell'integrazione di questa tecnologia. Pixel Fold. E ragazzi, voilà, qualcuno, qualche competitor potrebbe prendere il mio articolo, fare una roba del genere e poi di creare un nuovo articolo basato su queste informazioni. E voilà, un mio competitor potrebbe creare un contenuto in pochi secondi grazie a quello che io ho fatto. Però quello che io ho fatto, ho utilizzato a mia volta ChatGPT e quindi qua è proprio il problema. Il vero problema sarà le persone utilizzeranno ChatGPT per fare riassunti e persone prenderanno riassunti fatti da ChatGPT e creeranno nuovi riassunti con ChatGPT. Tutto questo è qualcosa di effettivamente ricorsivo e simpatico, se vogliamo, perché alla fine io potrei prendere un mio articolo, creare un riassunto e poi metterlo su LinkedIn piuttosto che su Twitter, piuttosto che farci un video, piuttosto che fare tante altre cose, ragazzi. È molto simpatico. Ragazzi, lo avete visto? Commentate se volete una serie completa su prompt avanzati e modi di utilizzare il web browsing e i plugin direttamente nel vostro chat GPT. Detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendi la campanellina e c'è tutte quelle cose che ripeto sempre, poi proprio sono stufato. Detto questo, sui blocchetti offline.